Ci siamo, il mio primo youtuber. Questo caso sarà il mio biglietto da visita. Non posso sbagliare. Pronti? Lo spettacolo inizia. Benvenuti nel primo sistema interattivo di confutazione e argomentazioni ridicole. Versione beta. Una sorta di simulatore di pensiero critico assistito. Ma, precisamente, come funziona? Posso rispondere io, eccellenza! Lo vede quel bimbo minchia coi capelli a punta ritto davanti a me? Oh beh, sì, certo. Mi dica, che ha combinato? Come sarebbe a dire, sì certo che ha combinato? Si è permesso di ridire riguardo al verbo preferito dall'immenso Croix. Oddio, aiuto! Verbo che egli ha diffuso ed elargito alle masse tramite video su YouTube. Quale video? Questa eccellenza, i videogiochi di settima generazione sono giochi belli. Semplicemente Vangelo, un'analisi assolutamente brillante. Ma il bimbo minchia qui non è d'accordo. Confermo eccellenza, in quel video vengono dette un mucchio di fesserie. Come osa contraddire un sì brillante youtuber? Quindi lei non concorda con la tesi di Croix? Trovo che le argomentazioni che porta sostengo? Trovo che le argomentazioni che porta a sostegno della sua tesi siano obiettivamente assurde. Perché mai? Credo davvero che i videogiochi di settima generazione siano tutti brutti? No, eccellenza, questa è la tesi di Croix. Vede, il titolo del suo video è ironico. Dobbiamo fare una meme con quella faccia di tipo... Sì. Dopo la facciamo. Ci sta. I tempi di far meme ci sono. Io direi di smettere di perdere altro tempo e di lasciare la parola a Croix. Prego, ci introduca lei la sua brillante tesi. Vede eccellenza, ad oggi la parola videogiochi è stata presa, violentata, uccisa e fatta rinascere sotto una nuova luce che di brillante non ha un cazzo. Non credo di essere un po' troppo apocalittico? Proprio di apocalisse stiamo parlando, eccellenza. 7 novembre 2006, una data che dovrebbe essere lutto mondiale per ogni vero gamer. Dopo anni che l'industria ci ha regalato videogiochi da urlo, ha messo tutto da parte per iniziare a produrre giochi che i giochi non hanno un cazzo. E perché mai? Perché le case videoludiche hanno capito un paio di fattori che, parlando di mercato, fruttavano più soldi di qualsiasi altra cosa avessero provato in passato. Fattore di mercato, eh? Quindi parlerà per forza di economia. Forse dovrei spendere mezzo minuto per leggere il contenuto del manuale di economia base. Nah. Basta puntarti sopra il cursore e poi esaminare il contenuto premendo il tasto check. Nah. Nef. Dovrebbe essere in tutto 3 pagine. Com'è possibile, vi chiederete? Com'è possibile che sfornare cagate uguale tanti soldi? Lasciate che vi esponga il mio parere. Cosa sconvolse il mercato videoludico? Uno dei fattori che sconvolse il mercato dei videogiochi fu il rilascio della Nintendo Wii. Quella pattumiera elettronica fu il risultato di un'indagine di mercato attuata dalla Nintendo. Hanno individuato la fascia d'età che non era interessata ai VG e gli hanno dato pane per i loro denti. Vedendo l'enorme successo della Wii, i compari Microsoft e Sony sa che hanno fatto? Si sono detti, ehi, perché non ampliamo la fascia d'età intrattenibile? Hanno abbassato la qualità dei loro giochi e hanno prodotto sensori di movimento migliori rispetto al Note. Tanto avevano i soldi per farlo. Avevano in pugno il mercato, ma hanno cambiato ogni cosa solo per emulare il successo della Wii. Hanno teso lo stesso tranello, offrendo però qualcosa in più. Molto bene, così questa è la tesi sostenuta da Croix. Esatto, eccellenza, non la trova brillante? Mr. Go On. Ha ben chiaro qual è il suo ruolo? Il mio... ruolo? Lei ritiene di non avere una semplice divergenza di opinioni con Croix e lo accusa di aver prodotto un'analisi errata alla luce di elementi che questi ignorerebbe. Lei ha spostato il baricentro del dibattito dal soggettivo all'oggettivo, quindi dovrà mostrare questi elementi che lei considera dati di fatto inoppugnabili.
per dimostrare l'infondatezza di una delle dichiarazioni di Croix. Una bella responsabilità. Eh già. In altre parole, per scardinare le argomentazioni di Croix, dovrai evidenziare... Ma pure queste argomentazioni? Argomenta! Dovrà evidenziare una contraddizione tra la realtà di un dato di fatto e ciò che presupporrebbe erroneamente la sua opinione, sulla base del principio aureo secondo cui l'opinione o un'analisi è legittima solo se cucita sulla base di fatti inconfutabili. Otterrebbe così ragione. Sa come fare? Siamo sì. Phoenix Wright, ovvio che lo sappiamo, bitch. Ho tutto ben chiaro, eccellenza. Perfetto, cominci pure allora. Press, bitch. Press. Se c'è una cosa che mi ha insegnato. Del Nintendo Wii, i Wii è maschile. Stupendo. Stavo dicendo, il rilascio della Nintendo Wii. Perché sei... Hold it! Hold it! Da Nintendo maschile. Mi dica, caro, ha intenzione di puntualizzare per ogni console o casa dal sesso incerto? In teoria potrei usare la sua faccia, ma dovrei mettermi a smanettare con Photoshop. E io non lo so usare Photoshop. Comunque dovrei chiedergli di più in merito a queste indagini di mercato. Ovviamente sì. Sì. Mi dica di più riguardo a questa indagine di mercato. Molto semplice. Nintendo stava investendo in un futuro pieno di denaro. Voleva scoprire cosa piacesse alla gente. O meglio, cosa piacesse alla maggior parte della gente. Non al nerd del cazzo, uno per ogni classe, ma al più, alla maggioranza. Dai a degli ignoranti in materia sport, cucina, cagnolini, bau bau. E vedrai che successone. Un po' semplicistico riguardo a un'analisi del successo, ma per il resto sono solo fatti. Bene. Tecnate bene. Hold it! Di quale fascia d'età parla? Bambini sotto gli 8 anni, over 30. Quindi stai dicendo che a quelle persone non interessano i giochi per un fattore di età? Objection! Ci stiamo fossilizzando su dettagli irrilevanti. Io direi di concentrarci sui fatti. Nintendo ha puntato verso una nuova fetta di mercato, trovando qualcosa ad essere appetibile. Puntualizzare se facciano parte di una certa fascia d'età o meno non ci interessa. Concordo, approfondire questa analisi è irrilevante alla luce dei fatti. Hanno ragione, anche se anche se dimostrassi che questa dichiarazione non combacia con la realtà, non arriverei comunque da nessuna parte. Io devo smontare l'intera tesi, non quella delle sue idee innocue. Hold it! Hold it! Lui ha avuto un così grande successo? Basta leggere i dati, più di 97 milioni di unità vendute contro i 70 milioni di PS3 e Xbox 360. Sarà, ma non mi sembra che 70 milioni di unità sia un brutto risultato. Quindi secondo lei come avrebbero reagito Microsoft e Sony di fronte a questi dati? Ah ok, nuovo quello lì. Hold it! Hold it! Croix, non mi risulta che ora i giochi siano tutti PG 3+, o approvati dal comitato pensionati? Perché non è così che hanno ampliato la fascia d'età, ma in altro modo. Come allora? La stessa qualità dei loro giochi e... Dovevamo pressare perché... This is Phoenix Wright, bitch. Hanno qui si pressa sempre. Dei loro giochi e... Hold it! Ma questi Sony non possono essere imputati all'abbassamento delle qualità dei giochi. Sì che possono. Insomma, non credo debbano essere io a dirle che esistono molti altri publisher, non trova? O sta forse insinuando che hanno imposto ciò a... Software House terze per vendere di più. Oh! Allora, cosa mi risponde? Di non essere puntiglioso, il succo è quello. La qualità dei videogames si è drasticamente ridotta a seguito del successo della Wii. E Sony e Microsoft hanno la loro grossa fetta di colpa in quanto... Hanno proprio sensori di movimento. Hold it! Perché Nintendo no? Nintendo è differente. Che faccia!
tutto qui. Hold it! Non ha senso. Perché no? Se avevano in pugno il mercato, perché avrà, perché abbandonarlo per buttarsi in uno nuovo? Aspetta, questa potrebbe essere l'occasione per sbugiardarlo. Com'è che devo fare? Ah, sì, devo premere print sullo schermo inferiore. Selezionare la prova che contraddice questa specifica dichiarazione e confermare per smentire questa assurdità. Oh, giusto, se non lo offrendo però qualcosa in più. Tornare indietro, credo, eh. Era qua, no? Avevano in pugno. Il mercato. Present, bitch. Economia base, ricordi? Almeno, è con mia base. Vai. Objection! Perché quel ghigno ridicolo, bimbo minchia? Cos'è? Quello. Solo un banalissimo manuale di economia base. La prego, vada a pagina... Oh, shit. Boh, che pagina è? Allora, attività... Cavallo che vince non si cambia. È giusto perché sì. Se i giochi sono quelli, vada a pagina 3 allora. Esatto, Crew ha dichiarato che Sony e Microsoft avevano in pugno il mercato. Ma come si suol dire, cavallo che vince non si cambia. Ergo, l'argomentazione non ha senso. La prego, si spieghi. In realtà è molto semplice, eccellenza. Ci pensi un attimo. Facciamo che io vendo male. Vendo mele. Che tra l'altro è venda perché, vabbè. Vendo mele e lei pomodori. Entrambi prodotti che possono essere ricondotti nel mercato della frutta. Eppure, se io avessi in pugno il mercato delle mele, troverebbe logico che lo abbandonassi per far concorrenza a lei e sui pomodori? No, di certo. Objection! Se i pomodori vendessero più delle mele, sarebbe un cambio di rotta più che giustificato. Non avrebbe comunque il benché minimo senso. E perché no? Secondo lei, il mio scopo di venditore sarebbe vendere più della concorrenza? Non le pare ovvio? Sempre il manuale di base economia. Vada a pagina... Il mio scopo non è vendere più dei pomodori, ma... essere inattivo. Se ho sempre venduto mele e la cosa mi ha sempre garantito di che vivere, sarebbe folle da parte mia abbandonare tutto per mettermi in concorrenza con i pomodori. Una concorrenza di cui potrei venire facilmente schiacciato. E che mi costringerebbe a fare a battaglia a ribasso sul prezzo. Sarebbe comunque costretto a farlo, per evitare che il venditore di pomodori le rubi tutti i clienti. Eh no, ma non è proprio questo il punto, non mi sta rubando proprio un bel niente. Io continuerò a vendere le mie mele a chi ha sempre apprezzato le mie mele. Coloro che comprano i pomodori semplicemente non sono mai i miei clienti. In altre parole, si tratta di due target diversi. Questo non cancella il fatto che la qualità dei giochi sia scemata. Ma noi stavamo parlando di altro, stavamo parlando del perché fosse scemata. abbiamo già accettato il fatto dei presupposti di Croix, secondo cui oggi i giochi facciano tutti schifo. Croix ha esposto la sua analisi attribuendo la colpa principale al Nintendo Wii. Ha dichiarato che Microsoft e Sony avevano in pugno il mercato, ma invidiosi del successo della Wii hanno deciso di buttarsi sui sui casual. Davvero Croix, abbandonando così decine di milioni di acquirenti soddisfatti? Ma che analisi brillante! Hanno casualizzato i propri giochi! Croix presto arriverà anche a parlare di questo... Obiezione! Ancora una volta, questa argomentazione non ha senso. Quindi, secondo lei, se volessi accaparrarmi anche gli amanti pomodori, dovrei pomodorizzare le mie mele. Eccellenza, la sua conclusione è pura logica. Se io vedessi quanto fertile sia il nuovo mercato nel mio settore, non abbandonerei mai quello che ho in pugno in favore di uno già in mano alla concorrenza. Piuttosto, tenterei di vendere anche a quel mercato, magari offrendo qualcosa di più. I casual rappresentano quel nuovo mercato su cui Nintendo ha deciso di investire. Un mercato che si rivela molto profittevole. Sony e Microsoft hanno voluto quindi avere una fetta di quella torta. Ma non di certo per questo hanno abbandonato i cosiddetti videogiochi hardcore.
Ne hanno casualizzato i videogiochi destinati a questi per avvicinare chi, senza il motion controller, non si prenderebbe mai la briga di imparare a usare un pad per giocare a un videogame. In conclusione, la tesi secondo cui il Wii è stata la causa del degrado dell'industria videoludica è priva di qualsiasi fondamento.